C'è una magia questa sera. La percepite? In questo luogo si sente respirare un'aria speciale. Direi unica. Dietro un sipario si nasconde sempre un mondo in cui trovare il proprio senso e il proprio riconoscersi. Ed è qui che si inscena l'eccezionale, lo straordinario di ognuno di noi. Ed ecco che prendono vita le storie. Quella di questa sera parla di una donna che, grazie alla sua diversità, diventa emblema di un successo al limite con l'incredibile. Lei ci mostra come sia possibile far nascere le idee, concretizzare soluzioni e trovare altre vie al di fuori di quel pensiero unico, così ovvio, che sottovaluta il potere dell'intuizione. Una donna al confine tra illusione e realtà. Si muove su un palcoscenico di fine Ottocento, tra gli splendori di un circo decadente e la promessa di un successo senza confini, con passi decisi che ci porteranno all'interno di una vicenda dal finale imprevedibile. Oggetti, indizi, dettagli tracciano una strada verso un sogno, straordinario. Applauso per la più grande trapezista del mondo, la meravigliosa, immaginifica, l'inimmaginabile Fivers, la donna alata! Oh, mio Dio Signore, mi lasci almeno riprendere fiato, la prego. Si accomodi lì su quella sedia. Un po' di champagne? No. Lei permette, non è vero? Dicevamo? Sì, il luogo in cui sono nata. Ma è proprio qui. La mia cara vecchia Londra. Non per niente mi hanno soprannominata la Venere Cockney. Anche se avrebbero potuto chiamarmi la Elena del Trapezio. Certo, date le insolite circostanze in cui è avvenuta la mia nascita. Sì, caro signore, se lo lasci dire, io non sono uscita da quelli che potrebbero essere definiti i canali normali, no? Come Elena di Troia, io sono stata covata. Sono uscita da un uovo. Bello grosso, proprio mentre suonavano le campane di Bow Church. A Parigi? Beh, a Parigi mi chiamavano l'ange anglese, l'angelo inglese. Eccoci. L'ha letto il mio slogan? Sul manifesto fuori dal teatro. Fivers, la donna alata. Illusione o realtà? Tutta la città era tappezzata da quest'opera d'arte, sa? E l'ha fatto un artista. Toulouse-Lautrec? Sì, il Nannerottolo? Ce l'ha? Lo sa che prima di ritrarmi mi ha chiesto di trastullargli il cosino. Non le dirò nient'altro per non farla arrossire. E ora, dopo i successi conseguiti sul Conti, no, la figliola prodiga di nuovo a Londra.
Ah, la mia cara vecchia Londra, questo piccolo paese sulle sponde del Tamigi, le cui attività principali sono la truffa all'americana e il music hall. L'entusiasmo delirante con cui la mia città natale mi ha accolta è stato definito fevermania. La mia immagine spicca ovunque. I negozi traboccano di giarrettiere, sigari, ventagli, tutti che portano il mio nome. Mi è stata dedicata persino una marca di lievito per dolci. Mette le ali! Il mio nome è sulla bocca di tutti, dalle duchesse ai venditori ambulanti. Ma l'hai vista, Fevers? Come diavolo fa, pensi che voli veramente? Ovunque sono andata, le acque si sono ritirate, il cielo si è oscurato, sono piovute rane, scarpe, nuove guerre minacciano di esplodere. O almeno questo è quello che hanno scritto i giornali. E per finire, proprio questo glielo dico personalmente, il re del Portogallo mi ha regalato una corda per saltare, fatta di perle ovali che ho prontamente depositato in banca. E questa mattina qui, in questo camerino dell'Alabama Music Hall, io ho firmato un contratto per la grande tournée imperiale che mi porterà attraverso la Russia fino al Giappone, dove lascerò a bocca aperta un paio di imperatori. Da Yokohama mi imbarcherò verso Seattle, punto d'inizio della grande tournée democratica degli Stati Uniti d'America. E il mio arrivo coinciderà con l'avvento del nuovo secolo. Sì, se lo lasci dire, caro signore, questo XIX secolo non è che un mozzicone semispento che sta per essere definitivamente schiacciato nel posacenere della storia. Siamo all'ultima declinante stagione dell'anno del Signore 1899. E io ho tutta l'éclat di una nuova era che sta per cominciare. Ma veniamo a lei, signor Wolser. Lei è qui per conoscere la mia storia, quella vera. Lei lo sa che la maggior parte dei giornalisti che mi hanno intervistata sembrava che sotto sotto avessero la neanche troppo celata intenzione di smascherarmi. Ma lei crede davvero che uno scandalo possa farmi uscire di scena? Eh? Ma semmai il contrario, senza il sospetto non c'è la controversia. Manca la notizia. Pronti per un altro goccetto, questo fa crescere i peli sul petto. E sia. Cominciamo. Poi. You can see the fall. You're feeling high. When you kiss the earth, angel of your mind, I'm glowing. Quando ero bambina, mi si sarebbe potuta riconoscere in mezzo a una folla di trovatelli solo per quella leggera lanugine, quella peluria gialla che avevo sulla schiena, tra le scapole. Sembrava il piumino di un pulcino. Sono nata da un uovo. Chi mi abbia concepita, come sia potuto accadere, io non lo so. Mio padre, mia madre, sono sconosciuti al sospetto non soltanto a me, ma alla natura stessa.
gomito rosso è quello di una casa di Whitechapel. As oceans collide, un cestino foderato di paglia, from the moon grows the sun, pezzi di guscio tutto intorno, I rest in my breath, when no name, le ragazze mi raccolgono, and no, mi portano in casa, e davanti all'esserino setoso che sono dicono, sembra quasi che quest'esserino siano spuntate le ali. And the color of the night. È un bordello quello in cui vengo cresciuta. The sound from the thought. Un bordello, sì. And the thought. E ne sono orgogliosa. From the perché le mie madri mi danno il meglio di tutto. Mi chiamano Fevers. E così rimango. Per il resto dei miei giorni. Un giorno, ecco un piccolo senso di solletico che mi spinge a grattarmi la schiena contro le sedie come i gatti, oppure a farmi grattare dalle ragazze con la pomice. Il prurito è in un punto difficile da raggiungere che per quanto mi sforzi non riesco ad arrivare in nessun modo. Poi peggiora. All'inizio ho l'impressione che la mia schiena vada in fiamme e le ragazze mi cospargono di balsami rinfrescanti, di polveri calmanti per dormire. Sono costretta a stare bocconi con la borsa del ghiaccio tra le scapole. Ma niente riesce a placare la tremenda bufera che scuote la mia carne in eruzione. Fino a quando una bella mattina dei miei 14 anni, alzandomi, al rintocco delle campane, mentre il sole brilla freddo sulla grande città che un giorno si sarebbe prostrata ai miei piedi, ecco, le ali si aprono, un paio d'ali, certo, beh, niente a che vedere con quello che sono adesso, sono ancora umide e appiccicose come foglie di aprile sul ramo di un albero, ma pur sempre ali. Non provo alcun dolore, solo una grande sorpresa. E ora, signor Walser, io le rivelerò un segreto e glielo dico solo perché lei e mi piace la sua faccia, però questo non dovrà scriverlo, perché non tutto quello che viene detto tra noi in confidenza deve necessariamente essere scritto, no? Perché noi siamo complici, giusto? Ebbene, le tingo! Le penne, signore, le tingo. Certo, ho cominciato a tingerle all'inizio della mia carriera di trapezista per simulare il piumaggio degli uccelli tropicali. Ma non mi dica che è così ingenuo. Cos'è quell'aria scettica? Quell'espressione dubbiosa, lei non mi crede forse? Ha visto le mie gambe, signore? Da un punto di vista puramente estetico, non si addicono assolutamente alla parte superiore del corpo. Per essere una Venere, una donna della mia stazza dovrebbe avere delle gambe come dei tronchi d'albero. E invece questi due miserabili puntelli hanno ceduto più di una volta sotto il peso del dorso, facendomi cadere a terra come un sacco di patate. Del resto, un uccello delle mie dimensioni dovrebbe avere delle piccole zampette da ritirare sotto di sé nel volo, mentre questi due trampoli non si addicono né a una donna né a un uccello. Non crede? Dunque, le ali corrispondono alle braccia di un essere umano e lo scheletro del
dell'ala. È composto da gomito, polso, dita, tutte in sé, perfette. Ora, se questa bella signora fosse veramente la favolosa donna alata che dice di essere, come pure dice la sua pubblicità, secondo l'umana ragione e le leggi dell'evoluzione, dovrebbe essere completamente priva di braccia, che sarebbero sostituite dalle ali. Chi potrebbe credere all'esistenza di una donna con quattro braccia tutte perfette? Perché è proprio questa l'anomalia fisiologica di fronte alla quale dovremmo mettere da parte l'incredulità e credere. Se le ali senza braccia sono una realtà improbabile, le ali con l'aggiunta delle braccia sono la impossibilità al quadrato. E poi, come la mettiamo con la faccenda dell'ombelico? Non ha forse detto poco fa di essere nata da un uovo e non da un utero? Possibile che nessuno si sia mai chiesto se Fivers abbia o no l'ombelico? Ma in fondo, che senso ha un'illusione quando sappiamo che è soltanto un'illusione? Del resto, tutto il mondo intero è un'illusione. Eppure, tutti noi ci lasciamo ingannare. E così, il giorno che io aprì le ali, mi trovai assai perplessa sulla mia vera natura. E allora mi misi a riflettere su quelle due escrescenze così morbidamente pennute che mi spingevano le spalle all'indietro con il peso e l'insistenza di un amante invisibile. Fuori dalla finestra, nella fredda luce del sole, vidi i gabbiani che tra mille stridii seguivano il corso sinuoso del possente Tamigi, facendosi trasportare dalle correnti d'aria come spiriti del vento. Allora pensai, ma se ho le ali, posso volare. Come un bambino che impara a camminare, io dovevo imparare a dominare quell'elemento estraneo e dovevo farlo imparando le leggi del volo, il mezzo aereo. Da quel momento sarebbe stato la mia seconda casa. Come gli uccelli, io imparai dagli uccelli. La sorte volle che un piccione facesse un nido sul cornicione di fronte alla mia camera da letto, deponendovi le uova. Io mi misi ad osservare con attenzione solerzia la famigliola di piccioni, fino a quando, una bella mattina di giugno, una delle creaturine si affacciò sul bordo del frontone titubante. E mentre stava lì esitante, la madre affettuosa gli si fece alle spalle e con un gesto deciso lo sparaventò nel vuoto. All'inizio andò giù come un sasso, tanto che sentii mancarmi il fiato e sbottai in un grido di dolore, ma non appena quel grido ebbe lasciato le mie labbra, tutte le lezioni che gli erano state impartite dovettero tornargli in mente, perché la creaturina puntò dritto verso il cielo e in un bianco di spiegare di ali distese svanì. Non c'era nient'altro da fare. Dovevo buttarmi giù dal tetto. La, 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 la. Una notte di mezz'estate. Anche l'ultimo cliente se n'è andato.
portato dall'ultima carrozza. Io mi arrampico furtiva sulla grondaia del tetto, sono pronta a spiccare il mio primo volo. Ma adesso che è arrivato il momento, io sento in fondo alla gola un sapore metallico. È paura. No, no, non è il presagio del dolore fisico, della caduta. Quello che sento al centro del petto, acuto e profondo, è il terrore della diversità, a cui un eventuale successo del mio tentativo mi condannerà per sempre. Forse che i bambini chiusi nel grembo materno non griderebbero se potessero. Tienimi al buio, tienimi al caldo, tienimi con te. Ma non è possibile sfidare la natura. Il vento non sopporta a lungo il mio indugiare, la mia forma ibilla, e io decido di affidarmi a lui, paralizzata dallo stupore. Lui, il vento, mi lascia scivolare tra le sue dita e mi spinge in una vertiginosa caduta. In un istinto di vita, io scalcio verso il basso coi talloni, che dagli uccelli ho imparato a tenere uniti perché fungano da timone a questa piccola barca del mio corpo. Questa piccola barca capace di ancorarsi tra le nubi, disposta in una rete divina, scalcio coi talloni le penne lunghe e flessibili della punta delle ali, le unisco sopra il capo e con gesti ampi e sempre più decisi le abbasso e le alzo. Sì, così, e questo è il sistema. Sì, sì, sì. Scalcio coi talloni le penne, torno ad unirle sopra il capo più e più volte, e lui, il vento, ora mi accoglie, mi stringe, è mia madre, è il mio amante. Fevers! Fevers! E io scopro che posso procedere di pari passo con lui, aprendomi un varco nell'invisibile liquidità dell'aria! Desidera che continui a raccontarle della mia vita a quell'epoca, di quello che facevo quando non me ne andavo in giro svolazzando come un pipistrello. No? So già quello che stava per chiedermi.
Gliel'ho letto in faccia, sin dalla mia prima rivelazione sulla mia infanzia. La risposta è no, non ho mai fatto la prostituta. Perché era questo che stava per chiedermi, non è vero? Non finga di essere sorpreso. Tanto voi uomini siete tutti uguali, fate tutti le stesse domande. No, il mio ruolo nel bordello era di tutt'altra natura. Io dovevo impersonare la Vittoria alata nella nicchia del soggiorno d'ingresso. Una sorta di tableau vivant che doveva attrarre gli occhi dei visitatori. Sì, una sorta di apprendistato nell'arte di farmi guardare. Sì. L'idea? L'idea fu di Nelson, pace all'anima sua. Nelson era la proprietaria del bordello, così chiamata per via di quell'unico occhio, poverina, che l'altro gli era stato strappato con un coccio di bottiglia l'anno della grande esposizione da un marinaio. Così, come fu sua l'idea di dire a tutti che ero gobba. Nelson disse a tutti che quelle splendide ali dorate non mi appartenevano. No, mi erano state appiccicate con un potente adesivo, così da risparmiarmi l'oltraggio della curiosità. E siccome cominciavano a fioccare le offerte per il primo morso al frutto proibito, offerte che, badi bene, arrivavano sino alle 4 cifre. Nelson le rifiutò tutte, per evitare che il nostro segreto venisse scoperto. Oddio, com'è irritante la sua logica! Certo, lo so bene che la Vittoria alata era totalmente priva di braccia, mentre io ne ho 2, perfettamente formate. Ma Nelson disse a tutte che io rappresentavo l'originale, il modello della statua, che nella sua forma incompiuta e corrotta aveva stimolato la fantasia di un paio di millenni con la suggestione di una bellezza perfetta, attiva, che la storia aveva mutilato. Vuole sapere com'ero vestita? I capelli erano raccolti con dei nastri e cosparsi di polvere di gesso. Anche le ali erano ricoperte di cipria che volava a un semplice tocco. Poi il viso e la parte superiore del corpo erano ricoperti da quel cerone bianco, quello che usano i clown del circo, e anche i piedi sui polpacci fino alle ginocchia, mentre la parte centrale del corpo era avvolta da dei drappi bianchi. Ero bella, sa? Ero incredibilmente bella. Ma ero come prigioniera, in una conchiglia, perché il cerone, seccandosi sul viso e sul resto del corpo, aveva formato una specie di maschera di morte che mi ricopriva per intero. Ma chiusa in quel sarcofago di bellezza, in quell'uovo artificiale, io ero tutto un fremere di potenzialità. Sì, rinchiusa in quella conchiglia, io aspettavo. Non so nemmeno io dirti che cosa aspettassi. Per certo so che non aspettavo il bacio del principe azzurro, no? Come avevo avuto modo di constatare ogni notte, dalla mia nicchia nel soggiorno d'ingresso, io quel bacio, sapevo, mi avrebbe rinchiusa per sempre nella mia apparenza. Ma la mia natura non era di esclusivo dominio del cielo, con le sue altezze senza confine. La parte più terrena del mio destino lavorava in combutta con la gravità e mi trascinava verso luoghi assai diversi.
racconta di un incendio. Il bordello viene distrutto, il fuoco mette fine all'idilio. Un incendio, appiccato di notte. Ci tolse la casa e l'amore di sorelle in un istante solo, spargendoci come profughe per le strade di Londra, irradiate come un potenziale indesiderato, inarrestabile. Le prostitute si disperdono per Londra e lei viene raccolta da una tenutaria di una prigione per mostre. La vecchia più strana su cui avessi mai posato lo sguardo fino ad allora. Ti voglio per il mio museo di donne mostro, disse. Era la famosa Madame Schreck. I servizi sono destinati a uomini disturbati nell'anima e lei non è l'unica. Elenca tutte le altre donne che vi sono imprigionate. Ognuna ha una sua deformità fantasiosa. La cara vecchia a farmi quattro occhi, la bella addormentata, la meraviglia del Whiteshire, alta solo 10 centimetri, Albertina, che era per così dire bivalente, ragnatela. Racconta di un guardiano, il primo uomo della sua storia, nota bene. Si tratta di un uomo senza bocca. I suoi occhi sono pieni di tristezza, occhi segnati dall'esilio e dall'abbandono che le dicono: vattene ragazza, salvati finché sei in tempo, vattene, vattene. Non eravamo noi gli anormali, ma i distinti signori che sborsavano i loro quattrini per darci una sbirciatina. Era chiamato l'abisso. Noi ragazze stavamo in piedi dentro delle nicchie scavate nelle pareti melmose, chiuse solo da una tendina. Si udiva un suono d'oltretomba. L'ospite bussava alla porta. L'uomo senza bocca andava ad aprirgli e lo faceva accomodare in un salottino dove lui poteva rovvistare tra i costumi contenuti in un armadio per scegliere un travestimento che fosse di suo gradimento. Le luci si abbassavano. L'uomo senza bocca scivolava in cantina e andava a sedersi ad un armonium dietro un paravento e dava inizio all'ansimare di tremende dissonanze. A quel segnale noi ragazze ci toglievamo i cappotti nei quali eravamo avvolti per proteggerci dal freddo, salivamo sul piedistallo e chiudevamo la tenda. Si udiva un tremendo rumore di catene. A quel punto la vecchia in persona scendeva in cantina a scortare il fortunato cliente. Il buio era rotto solo dalla luce della sua lanterna. Fermandosi a caso davanti a una delle nicchie, la vecchia diceva: vuole che tiri la tenda. Chissà quale spettacolo mostruoso e innaturale si cela qui dietro. Se l'ospite diceva di sì, la vecchia tirava la tenda e la festa aveva inizio. Thank you.
urla, 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 urla. Notti di incubo senza fine. Svegliarsi con il cuore in gola per colpa di lamenti tremendi. E poi silenzio. Ancora peggiore delle urla stesse. Notti di inferno in stanze oscure passate a chiedere per un aiuto. Le domande, le domande, le domande. Sì! Io posso volare! Dov'è la colpa di una deformità che potrebbe essere una benedizione? Se solo se ne riconoscesse la bellezza! Davanti a me solo la morte. Domani, come oggi, ancora peggio. Non è possibile uscire di qui, le pareti stringono! Stringono! Non mi devono toccare! Le mani cercano sul mio dorso qualcosa di ruvido, di sporco, qualcosa che è mio. È solo mio, sono io, sono le mie ali. Le ossa spingono sotto la pelle. Trascina con sé altra pelle fino a sbocciare nella carne viva. Loro vogliono appoggiare le labbra, la lingua, all'orrore. Ti amo, per le mani avide ad unghie, ti amo, per le dita nodose, ti amo, il fiato. Loro vogliono divorarmi, loro vogliono possedermi e nutrirsi della mia deformità. Poi la vidi, chiara, come la luce del sole, luminosa, la speranza. Io la vidi in uno di loro, ma lui era diverso dagli altri. Ti amo, sei bellissima, Fevers, voglio il tuo cuore, ti amo. Ma erano tutte bugie, bugie, bugie. Lui ha pagato una borsa di monete, ha pagato, l'ha data alla vecchia una borsa di monete per portarmi con sé nella sua casa. Dea di ambiguità, regina degli stati intermedi, essere che indugi al confine tra le specie grazie al tuo corpo ambivalente, creatura di aria, di terra, vergine, puttana, tu che vieni a me, né nuda né vestita, attendi lo scoccare del momento che precede il sorgere del sole, momento in cui ti darai a me senza che io ti possieda. Tieni in mano una spada, la tiene sopra di me, vuole, è puntata, vuole tagliare le mie ali. Un sacrificio, dice, per ottenere la vita eterna. La spada è puntata, vuole tagliare le mie ali, il mio dono, la mia bellezza. E così fa l'unica cosa che la spinta ribelle della sopravvivenza suggerisce alla sua immaginazione, l'unica, la sola speranza di salvezza. Apre le ali. There's a moment when fear and
courage. Con tutta la forza che ho nel corpo martoriato, io apro e chiudo le ali più e più volte, un tremendo frullare di penne come rasoi mi aprono la strada verso la finestra e poi verso il cielo. E ancora una volta Londra è ai miei piedi e io sono il gabbiano, sono il tamigi, sono il fumo che si alza sopra la città distante e mi innalzo in una posizione del mio spirito dove il dolore evapora, il profumo e si scioglie nei limpidi colori delle ferite che squarciano il cielo e lo divaricano tutto in un pianto che è solo purezza. Ecco, signor dottor Walser, questa sono io. Questa era la mia sola possibilità di salvezza. L'unica speranza
di elevarmi sopra tutta la bruttura di questo mondo grazie a due ali, chiamate illusione e fantasia. La libertà di un trapezio, i colori di un costume piumato, per sconfiggere l'occhio vigile dell'uomo oscuro che io chiamo società. Ma l'anima sa, è questione di un solo giorno ormai, ricorda. Siamo all'ultima declinante stagione dell'anno del Signore 1899, domani. La scienza del nuovo secolo dimostrerà la stessa identica verità. Noi siamo tutti polvere di stelle. Abbiamo tutti la stessa origine, le stesse potenzialità. Noi possiamo trovare l'amore, lo spirito, là dove sono stati creati, nella materia del corpo, perfetto o deforme, illusoriamente fantastico, ma sempre divino, perché nel nostro corpo sta la nostra divinità. E quando il mondo avrà girato sul proprio asse, sorgerà la nuova alba. E allora, oh allora, tutte le donne avranno le ali, come me. Le porte delle case di bambola si apriranno e dai bordelli le recluse usciranno e in tutto il mondo, su tutta la terra, le gabbie dorate no, si spalancheranno per lasciar volare liberi i loro prigionieri che insieme innalzeranno un inno al nuovo e al rinnovato. E in quel luminoso giorno, lei, dottore, lei darà testimonianza di me e del mio ruolo profetico. Non più un'anomalia, ma il paradigma di tutte le donne. Non più il frutto della fantasia, ma un essere reale. E in quel luminoso giorno lei testimonierà che io non sarò più illusione, ma autentica realtà. Incredibile! Sensazionale! Straordinario! Signore e signori, un altro grandissimo applauso per la più grande trapezzista del mondo, la meravigliosa, l'inimmaginabile Rivers, la donna alata! Combattono battaglie con coraggio e forza. Ironia e sagacia liberano dalla gabbia della mente che giudica la diversità e limita nel volo. Il riscatto personale e il successo sono possibili grazie a una debordante forza interiore
che ci spinge a difendere la nostra natura con lungimiranza e tenacia. Ogni diversità è talento e si traduce nella possibilità di vincere i propri limiti. Ci vuole passione perché i sogni, dalla illusione, diventino realtà. Sarete resi conto che non faccio l'attore di mestiere. Non c'è mica tanto da ridere. Fate voi 10 metri al buio con la paura di cascare lì. Mi chiamo Ottavio Corali e di mestiere faccio l'area manager per Fineco. Queste serate le organizziamo per restituire anche una parte di valore che quotidianamente ci portate, contribuendo alla crescita della nostra azienda, dell'area stessa che coordino. Vado dalla Lombardia con la provincia di Brescia fino a Venezia come territorio, con tutto il Veneto, il Trentino Alto Adige e Mantova. Ho la fortuna di lavorare tutti i giorni a oggi con circa 330 persone che, come hanno fatto questi attori, si alzano tutte le mattine con passione e vanno sul palcoscenico per fare un sillogismo, il palcoscenico del nostro lavoro, della vita. Recitiamo in 65 teatri i nostri uffici, coniugando antico e moderno, portando valore alle persone. E dai numeri penso che qualcosa ci riesca bene, perché tutti i mesi acquisiamo circa 700 nuovi abbonati, nuovi clienti nei nostri teatri. Ormai l'area gestisce qualcosa come 12 miliardi di masse, anche quest'anno chiuderemo l'anno con circa 1 miliardo di crescita, 1 miliardo che dalle banche le persone portano a noi. E lo facciamo con passione, con tanta attenzione. E recito spesso ai miei colleghi che cerchiamo di fare, di raggiungere l'eccellenza, ma l'eccellenza per definizione non la raggiungi mai. Però se quotidianamente ripeti dei gesti, non ti accontenti e fai sì che cercare questa eccellenza non diventi un'azione, ma sia un'abitudine quotidiana, fa sì che tante persone ci conoscano, noi abbiamo il piacere di poterle servire al meglio e, come ripeto, queste serate sono per coniugare nuovo. Noi siamo una banca, la banca tecnologicamente più avanzata che c'è in Europa, ma fortunatamente manteniamo fede all'antico. L'antico sono due uomini che si incontrano, un uomo e una donna, due donne, uno nel ruolo di consulente, l'altro nel ruolo di cliente. Fortunatamente si parlano e cambiano delle cose, si intendono, si capiscono, o magari modificano. Non c'è mai un ripetere come un computer le cose. Pensate che stasera è la quarta volta che vedo questo spettacolo e questa è la quarta volta che è diverso, perché c'è sempre una sfumatura, c'è sempre qualcosa che cambia, perché ci sono delle persone, ci sono degli uomini su una scena che si ripetono. Al di là di questo, dagli applausi mi sembra che sia stata una serata riuscita e che vi abbiamo regalato un'emozione, e sono molto contento di questo. I miei colleghi di Padova sono circa una trentina, abbiamo l'ufficio in via Tommaseo, si sono impegnati e tanto per riempire questo teatro, siete 500 persone circa. Ci ha dato una mano anche la Fornace Sberna di Mantova con un cadeau che all'uscita troverete. Cosa c'entra una fornace con Fineco? C'entra perché nel momento in cui trovo delle partnership che fanno della etica, dell'eccellenza e dell'attenzione alle persone che lavorano il loro punto principale, allora li voglio con me. E vi chiedo una cortesia. Avete fatto un applauso bellissimo agli attori. Vorrei, da parte vostra, ai colleghi che hanno organizzato questa serata, tanti sono, vi hanno accolto, un applauso a loro perché hanno fatto veramente un lavoro splendido. Grazie.
Buona serata. Thank you.